Premessa, se avete cliccato su questo video perché volete una recensione completa con un giudizio scena per scena di questo manga, questo non è il video adatto a voi. Infatti io sono una comune lettrice di manga che ha iniziato anche da poco a leggerli e sarà una recensione superficiale, molto tranquilla, quindi se non siete interessati vi prego di cliccare e uscire. Se invece siete comunque interessati a sentire un mio parere, proseguite pure. Ciao, benvenuti in un nuovo video e oggi vorrei fare un video un po' diverso dal solito perché vi parlerò di un manga di Honey Honey Drops di Kanan Minami, edito dalla Star Comics qua in Italia, e ogni volume costa 4,20 euro. In totale sono 8 volumi completo e vi faccio vedere le copertine. La prima è questa. Poi la seconda. La terza. La quarta. La quinta. Sesta, la settima e l'ottava. La trama si sviluppa nella Hojo High School, una scuola con un particolare sistema scolastico perché vede divisi gli alunni. Da una parte ci sono i figli di famiglie nobili con ricche, mentre da un'altra parte ci sono delle famiglie, dei figli con un po' più poveri, con degli alunni normali, diciamo. Il particolare sistema è che ogni alunno di famiglia ricca può scegliere uno di famiglia povera, se si può, così si può dire, e farlo diventare il suo honey, che sarebbe uno studente che ha il compito di aiutare lo studente di famiglia ricca che si chiama Master nello studio, con lo studio, i compiti e seguirlo anche nei suoi capricci, ossia seguirlo ovunque il Master voglia, di fare qualunque cosa il Master dice. In cambio Loney però ha le rate scolastiche tutte pagate e anche se ci sono dei problemi finanziari tutto pagato dalla famiglia dei Master, con la famiglia ricca cioè. La nostra storia vede protagonista Yuzuzu, che è una ragazza dei studenti normale, che è questa, e Kai, che invece è uno studente di famiglia nobile. L'incontro di questi due sarà in una piscina dove Kai, non molto gentilmente, diciamo, che obbligherà Yuzuzu a diventare la sua honey tramite un orecchino che tutti gli honey hanno. Che differenzia le varie famiglie, in questo particolare questo qua è della famiglia Renge, che fa parte Kai, che è l'astrangolo estivo, e praticamente i vari volumi si svolgeranno su questi due, sulla storia di questi due, come andrà avanti, tramite litigi, vicende che li metteranno a dura prova, e tutto il resto. Però, oltre a questi due, io mi sento anche di mettere tra i protagonisti non principali, però quelli che comunque c'entrano con la trama, i due che li aiuteranno nei loro momenti difficili. Praticamente il Master Nayuta e l'Oni Genjo, se ho pronunciato bene, non lo so. E invece come antagonisti ci sarà
Chihaya. Come antagonisti ci saranno Chihaya, che è questo ragazzo, e Kayaka, che è questa, che invece è un'amica di Kai da tanto tempo. Io ho iniziato a leggere questo manga perché mi aveva incuriosito la OAV, cioè uno spezzone di anime che racchiude più o meno le cose che succedono nei primi tre volumi, anche se a volte cambiano totalmente scene, altre le saltano. Insomma, ti dà solo un'idea di quello che potrebbe essere il manga. E quindi io infatti ho deciso di prenderlo e di leggerlo per vedere come andava a finire. Io sono rimasta colpita e mi è piaciuto. Colpita nel senso che sì, ci sono queste scene che io non ce lo vedo, non le vedo adatte a uno shoujo, ossia a un manga adatto a delle bambine di 10, 11, 12 anni. Infatti dal terzo volume c'è scritto proprio per un pubblico maturo, e secondo me avrebbero dovuto metterlo sin dal primo, perché uno che inizia a leggerlo deve sapere che ci sono delle scene che è più adatto per un pubblico maturo. I disegni a me sono piaciuti, sono puliti, si capisce benissimo cosa succede, che personaggio parla, gli sfondi non sono tanti perché ci sono più primi piani, però quando ci sono ben fatti, non con tanti dettagli, però a me sono piaciuti. Ci sono anche delle scene divertenti o anche delle scene che, anche se ci sono sì delle scene spinte, però dopo queste scene c'è sempre un lato dolce, diciamo, che vabbè, a me piace, perché appunto per gli shoujo, che è una caratteristica degli shoujo, avere un maschio, una femmina e una storia d'amore praticamente. Non particolare come questa, però diciamo che è bello. L'unica cosa che ho notato è che le mani maschili sono un po' grosse rispetto al contesto. Ad esempio qui, non so se si può vedere, ma praticamente è enorme la mano. E anche nelle altre scene un po' si vede, non tantissimo, cioè devi stare lì a notarlo. Però vabbè, per il resto a me i disegni sono piaciuti. Le pagine dei volumi che ho io sono tutte in bianco e nero, e quando si sfogliano un po' il nero lo lasciano sulle dita. Inoltre sono presenti anche delle note scritte dall'autrice che spiegano una determinata parola. Nel caso che vi ho fatto vedere spiegano cosa significa in particolare, c'è scritto nella nota che vi ho fatto vedere spiega il fumetto, da oggi c'è il cambio di divise, e poi ci sono anche tante altre note. Il finale, beh, mi è piaciuto, anche se era molto prevedibile. Infatti già dal secondo, terzo volume un po' lo capivo come finiva, però vabbè, ci sono stati tanti colpi di scena, tanta rabbia verso alcuni personaggi, tanta stima invece per altri. A me è piaciuto. Come ho detto, io sono... Non mi ritengo esperta, assolutamente no, ma è stata più per parlare un po', per condividere quello che io penso di questo manga, che a qualcuno non è piaciuto, anzi, infatti ho letto varie recensioni ed alcuni proprio non è piaciuto, però a me è piaciuto e lo consiglio. Certo, non aspettatevi
il solito shoujo, perché appunto che ci sono queste scene un po' così, rende tutto un po' strano, diciamo, essendo io abituata ad altri shoujo, però devo dire che non mi è dispiaciuto affatto. Io spero che questa tipologia di video vi possa piacere e interessare. Ho in mente di fare altre recensioni man mano che finirò altri manga e anche recensioni di libri, sempre se interessa. Niente, io vi saluto. Ditemi se anche voi avete letto questo manga, datemi anche consigli su questo video, cosa vi è parso di questa recensione. Cosa mi consigliereste di fare e cosa non mi consigliereste di fare, di aggiungere, insomma, ditemi cosa ne pensate voi. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!